il desiderio e gli orgogli di questa popolazione. Perché diciamocelo, signor, ci siamo scordati da dove nato. Cara Jessica Fletcher, una miglia degli altri stasera. Se chiamo tutto il tuo sito su 6,50 €. Allora sì. Meglio in mondo. Diceva, se paro Leone, prima la teneva, e forse stava una rete come agli porche. Invece no, non ci stava una manca rete, ci stava sta ascensore. So perso l'orientamento e la pazienza dinanzi a così tanta incompetenza. Ma che ci siete fatti? Quando prima ci stavano gli quarti, ora ci sta la Montelupia, che non è una via, no. È una corsa di sopravvivenza. Non c'è sta la svolta a sinistra, a mamma che passeggini vanno là proprio per rinforzarsi, per rendersi curiosi. Ma vedete che velocità tende da 0 a 100. È una meraviglia la Montelupini. Il di anfiteatro non volevo parlare. L'unico anfiteatro appelato da una scuola. Hanno scagnato cultura con informazione. Che ci volevo fare? D'altronde noi siamo precisi, pigliamo le parole alla lettera. Invece al posto delle cimitere etrusche, che era una cosa meravigliosa, pensate, la gente si partiva da tutti gli uni per venire a visitare la croce, no? Ci siamo fatti nel benzinare. Briaca che gli lambrusca, sta là ogni tanto piscia. Il Leo. Perché noi siamo ormai, siamo gente propedeutica, stiamo avanti. Teniamo da fare la tecnologia, basta questa storia, basta che la cultura. Andò se mai visto in 100 anni che la cultura ha risolto i problemi di una nazione. Non si è mai visto. Infatti 8 piani, Nicolino mio, il sindaco come si chiama? Nicolino. 8 piani che andeggia perché si è curto tutto. Però è uno che ci crede nella crescita, capito? E io mo quasi quasi, da quando arrivo io costruisco tutto in verticale, tanto giustamente non c'è niente da fare. E il ruolo, parliamoci chiaro, se sindaco è meglio di Marini, E meglio ancora di Marzi, Marzi invece di sta agli comuni, ce l'ha professionale con i cani. Is è un altro che non nomino perché purtroppo non ci sta chi. Ce l'hanno. Te risulta? Marini invece era pieglia. Marini era pieglia perché isso non comunicheva, no! No, isso cammaneva. Cammaneva quando da pazzo che pieglia, si visto? Quando sfila cammaneva, è vero, quando parleva, zagaglieva. Ma quando cammaneva, non ci poteva mica se ci facevi la scianchetta, non cascheva, era una cosa... Guarda proprio a Rito, c'è beautiful! Egli è come agli sole! Certo, non ci potevi parlare di politica perché solo per la presentazione degli partiti ci vuole anche un quarto d'ora, 20 minuti, perché per fortuna che esistono le sigle, se no saremmo rovinati. 8 piani invece te ne sciocca tanto. È tutta sciocca, è una cosa meravigliosa. Per fortuna che l'unica opera che ha detto che è stata fatta bene a Frosinone è gli ascensori incriccati. Sì, perché prima degli ascensori incriccati eravamo in tua popolazione completamente diversa. Non parlavamo manca la stessa lingua. Frosinone di Gima non comunicava con Frosinone di sotto. Eravamo come israeliani e palestinesi. A essi gli divide la striscia di Gaza, a noi ne via tutto di Gaza. L'opera più bella in assoluto perché sta giunta, sta data a fare insieme a 8 piani. Non è che sta scherzando là. La giunta dei 7 nani, 8 piani è brontolo. E per forza, signor Gnota, ci fai una domanda se incazza i chigli che ci stanno prima. Non dai una soluzione, ma parole. D'altronde si parla tutto Mitzulitz. È avvocato. È avvocato cassazionista. Mica assessore fangazzista. Chi sa che la chiedi? Comunque, l'ultimo problema che ci è capitato, perché ci è capitato a una città slabrata proprio.
una città bucata. Giustamente c'è cascato il viadotto biondo. Ma come si fa? Prece, appena hai letto, mi ricordo io, che parlava tutto in latino là. Omni omniporus. Suistia, signor. Perché all'inizio si pensava che gli erano fatte papa. No, signor. Era tutto qua, mi tocca usare un po'. Giustamente i papa deve parlare in latino, non è che... Dicevo, giusto, la prima volta che sei faldata. E tu la vuoi la nostra? Sì, gli assessori. Gli viadotto biondo, signore. E io taglia ferri, l'assessore. Pure io sono più buono degli altri, per... Visto quando sfila, una cosa meravigliosa, come cammina da Frosinone, non cammina da nessuna parte. E io, proprio a isso, personalmente, insieme alle tecniche degli comuni, gente preparata. Se mai visto le tecniche degli comuni che zaggazzi, non è mai successo. No, non è mai successo. E io, da isso, e le tecniche degli comuni, ci stavano buscite. Un pezzettino mi pare, no? C'è anche una cosa propria. Tipo una specie, come si chiamano quelle? Come si chiamano? No, no, quelle prima. Come si chiama quelle? Lascia la turca. Fossa biologica. Vieni qua. Dicevo, no, ci stavano buscite questa tecnica di tanti. La via va chiusa perché è per volante. Prima, dove adesso le macchine ci vanno passare, prima, teniamo a verificare la consistenza e la resistenza degli viadotti. È partito con tutta l'attrezzatura, teneva la bussola, una canna, mo che si stia. Qua sotto teneva tutti i documenti, ero a all'occhio. È buono. Se poi riaprisci, mettiamo due transenne, qua domani riapriamo la via. Il giorno dopo, signore, per fortuna che ero andata l'acqua. Santa acqua! Ci ha salvato la divina provvidenza, signora Santa. Se no a che storia sta rimasto in ospedale a fare Marianne Conte. E comunque non è colpa sea, perché è nome, otto piani, che per risparmiare, per risparmiare, ha deciso di rifiutare i finanziamenti. Perché dice, ma perché ci dobbiamo pigliare i soldi della regione? Ne facciamo tanti che gli politici, gli industriali. Perché uno deve andare a pigliare la casa della gente? Che dite, gli teatri a Frosinone è meglio non costruire, tanto non ci vuole nessuno, se no io non starei qua. Diciamolo, su che se ne ragione. Grazie a Otto Piani.